Lunedì 19 febbraio i bambini potranno rientrare alla scuola primaria Carlo Ignazio Giulio a San Giorgio Canavese, al momento ospitati presso la scuola media dopo la dispersione di monossido di carbonio avvenuta lo scorso 12 dicembre. Dopo circa 2 mesi sono infatti terminati i lavori all'impianto di riscaldamento, illustrati oggi, giovedì 8 febbraio, in conferenza stampa. Intanto ringrazio la dottoressa Filippis per essere qui con noi oggi, la giunta, Giorgio Perino, l'architetto Pallesano e la rappresentanza della regione Piemonte. Sostanzialmente volevamo dare, ecco, oggi un po' lo stato dell'arte, delle attività condotte. Io volevo, se mi è concesso, fare una brevissima relazione per ringraziare e congratularmi con i nostri uffici di Geometra Perino, i nostri consulenti, perché io ritengo che a 2 mesi dall'accaduto, a 60 giorni, con con il Natale, il Capodanno, l'Epifania di mezzo, il fatto di aver prodotto le autorizzazioni amministrative utili ad avere le coperture finanziarie, diciamo, di regione, ma con tutta la procedura, aver affidato i lavori e le progettazioni, aver reperito il materiale, installato e completato i lavori in una situazione complessa anche di accesso ai locali legata a un coordinamento dovuto con la magistratura per completare l'iter di accertamento tecnico-preventivo sull'accaduto, non è stato assolutamente banale. Io penso che sia un buon esempio di corretto funzionamento della pubblica amministrazione che sostanzialmente ha sostenuto il miglior comportamento e la migliore azione che vi potesse immaginare da parte della popolazione di San Giorgio. I bimbi, le famiglie, i genitori, i nonni, va il nostro grazie per il comportamento tenuto e per quanto hanno dimostrato unità di intenti nell'affrontare una situazione che dal primo giorno abbiamo detto che era estremamente gravosa. Chiedo all'architetto Palmesano un intervento perché la Regione, diciamo, ci ha messo molto perché tutto questo potesse avvenire, quindi. Diciamo, dopo l'incidente siamo intervenuti nel settore tecnico regionale e abbiamo interagito con risolvere questa situazione. La proposta è stata quella di ricreare, diciamo, un impianto di riscaldamento completamente separato, con una camera normale esterna che già era stata evidenziata come soluzione dall'amministrazione comunale, dall'ufficio tecnico, eccetera. Siamo andati un po' oltre, prevedendo quindi il rifacimento della caldaia anche se esterna. A questo punto, perché questo? Perché si voleva, unitamente al comune, fare in modo che i bambini affrontassero alla scuola il breve tempo possibile. E questo praticamente si è realizzato. Abbiamo proposto il finanziamento con le leggi del Fondo Interretto, si è fatto carico della questione anche soprattutto l'assessore Barocco, però comunque si è fatto carico di portare avanti il finanziamento dell'opera. Adesso non è stato ancora concesso, però si pensa che appena l'utilizzo delle risorse sarà poi concesso. Tutto qua. Devo dire che per passare la parola alla dirigente scolastica, un ringraziamento, ma lo lascio fare poi a lei, va naturalmente a tutto il corpo docente, sia delle scuole elementari che delle scuole mediche, che hanno accolto i nostri bambini in una situazione emergenziale, ma con molta diciamo, umanità e organizzazione proprio della didattica. Aggiungo solo una cosa, la Regione ha fatto anche un'operazione in più, se vogliamo, che secondo me merita di essere evidenziata perché l'investimento significativo del nuovo impianto, tutto esterno, così che in modo moderno evitiamo eventuali altri problemi come quelli che sono accaduti, consente anche all'amministrazione però di recuperare, se le condizioni tecniche dell'ATP lo consentiranno, il generatore precedente, se certificabile di buono stato di conservazione, per essere riutilizzato in maniera tale da ottimizzare l'intero investimento e quindi non andare a sprecare nessuna risorsa e quindi quel generatore potrebbe essere
Giugarello ha anche ipotizzato di essere installato in altri edifici dello stesso comune di San Giorgio, e per questo abbiamo già provveduto a fare le prime iniziative. Lascio la parola alla dottoressa Figuris. Io ovviamente ringrazio il sindaco di San Giorgio, l'assessore della regione Piemonte e tutto lo staff del comune. Ringrazio il mio personale, docente e non docente, perché questo incidente ha avuto un grosso impatto anche sull'organizzazione del lavoro, anche per gli uffici di segreteria che si sono trovati a gestire giustamente una mole di denunce all'INAIL finché non si è capito che tanto non c'era risarcimento da parte dell'INAIL, denunce all'assicurazione, tutta una mole di lavoro, di raccolta di certificazione, non da poco. Ovviamente ringrazio tanto i docenti della scuola media, i collaboratori della scuola media che ci hanno accolto e li hanno messi anche educando i più grandi a prendersi cura dei ragazzi delle elementari che comunque avevano subito una situazione non semplice da superare. Poi ringrazio tantissimo l'ASL perché hanno dato un supporto psicologico sia per gli adulti sia per i bambini. Per i bambini il percorso si è già concluso, manca solo una fase di restituzione, è stato un intervento collettivo nei vari gruppi classe, non di tipo individuale, perché il primo step era questo, per superare diciamo probabili o possibili traumi dovuti all'incidente che è occorso. Ci sarà la restituzione definitiva di questo lavoro con i bambini degli psicologi dell'ASL alle famiglie il 28 di febbraio. E ha coordinato tutti i lavori il dottor Salvarani e è intervenuta la sua equip. Sono intervenute le psicologhe degli sportelli di ascolto, sia della scuola primaria, la dottoressa Princi, sia della scuola media, la dottoressa Dodaro. Entrambe sono intervenute su base volontaria, perché sono le persone che se qualche bimbo presenterà nel futuro situazioni da monitorare o in cui bisogna magari intervenire, si interverrà a questo punto individualmente, perché ci hanno detto i psicologi che doveva passare un lasso di tempo, bisognava intervenire prima in gruppo e poi se mai, speriamo di no, ci dovesse essere la necessità, saranno poi gli sportelli d'ascolto della scuola primaria e magari con la dottoressa Dodaro a proseguire questo tipo di lavoro. Per gli adulti invece il percorso comincerà il 7 di marzo, con il personale docente e non docente che è rimasto coinvolto nell'incidente. La cosa per cui col sindaco vi abbiamo riuniti qui è che, come vi diceva, i lavori, grazie alla tempestività e all'impegno di tutti in questi due mesi, è che il 19 di febbraio, lunedì, rientreremo a scuola dopo le vacanze di carnevale. Abbiamo piccole cosine ancora da sistemare, molte di tipo burocratico, quindi effettivamente potete vedere quando andremo adesso, lo stato dell'arte dei lavori è di pieno avanzamento e quindi siamo veramente soddisfatti di questa cosa. Diamo le pagelle alle scuole elementari, sì, sì, la maggioranza sì, degli alunni e delle elementari daranno l'imprinting con la pagella. Va bene, niente, diciamo che nella sfortuna dell'evento veramente c'è stata una buona squadra di lavoro, questo sembra banale ma è stato importante. Sì, io penso che ancora prima stavamo parlando un po' tra di noi delle lettere, delle comunicazioni che arrivavano ancora dai reparti infermieristici degli ospedali al sindaco per allargare la popolazione, perché certo, si è creata una relazione positiva con i genitori, certo, e ci ricordavano giustamente anche l'azione condotta in prima battuta dal servizio di primo soccorso 118, che ancora oggi è una cosa sentita, però diciamo al momento cerchiamo di arrivare al 19 a poter dire che una situazione, diciamo, rientrata l'abbiamo chiusa. Io ho chiesto però localmente
con la giunta ne abbiamo parlato, cioè che non passi il messaggio che però, come dire, siamo entrati nella scuola e tutto è finito, tutto è passato, cioè per noi questa comunque è una ferita aperta, non penso che sia corretto nel trasferire alle famiglie un messaggio che tutto sempre va a consumo, no? Fatto chiuso, finito, tutto è normale, tutto è a posto, cioè bisogna secondo me tenere, come dire, il monitoraggio e l'attenzione su tutta una serie di aspetti con la costanza. E questo necessita però della collaborazione di tutti in modo permanente, cioè, perché questa è una di quelle cose che avevamo detto all'origine, come l'alluvione, poi non sono quelle cose che possiamo pensare che si dimentichino troppo facilmente, perché abbiamo veramente rischiato una tragedia incredibile, per cui io su questo aspetto, anche come mi ha detto con il carnevale, con un po' gli aspetti legati alle sicurezze, non enfatizzo il fatto che si debba fare più del necessario, però un messaggio di attenzione alle cose è doveroso, come sia doveroso magari a volte con le fiamme, gli eventi, anche criticare alcuni aspetti, no? Perché non ci è magari concesso fare tutto quello che vorremmo. D'altro canto però dico anche che noi stessi nel nostro dobbiamo farci un'analisi corretta per fare le cose con equilibrio.